da Chiavenna, ridente località dell'omonima valle, è il live show con Nicola Prati. Gli ospiti di questa sera sono Davide Pesca, Ivo Del Giorgio. Inoltre non perdetevi la top 10. Chi vi parla al microfono è Manuel 5. Ed ora l'uomo che non crede all'esistenza del cotone, Nicola Prati. Buonasera, buonasera a tutti. Grazie. Grazie a tutti, basta così, veramente basta, no? Veramente il pubblico pensa che alcuni di voi sono stati pagati per applaudire, come in effetti è. Grazie, grazie, benvenuti al live show. Oh, signori, questo sarà ricordato come un anno eccezionale per la scienza, un anno storico veramente. È stato infatti stabilito che un capisaldo della scienza mondiale, la teoria della relatività di Einstein, non è più attuale. I ricercatori del CERN, il laboratorio di Svizzera, hanno scoperto che c'è qualcosa, pensate, qualcosa di più veloce della luce. È incredibile, ma è così. Per scoprirlo hanno valutato il tempo di permanenza sulla panchina dell'Inter di Gasperini. Pensate, i neutrini sono più veloci della luce, è questa la teoria. È veramente rivoluzionaria. Hanno testato questa teoria scientifica sulla distanza lanciando i neutrini dal laboratorio del Gran Sasso in Italia a quello del CERN in Svizzera. Pensate che solamente fino a pochi giorni fa credevamo che non ci fosse niente di più veloce a compiere il tragitto Italia-Svizzera del denaro in uscita. Come dicevo prima, la notizia del rivoluzionario. Per darvi un'idea della velocità dei neutrini, pensate, sono così veloci che gli autovelox in autostrada saranno tutti da ricalibrare. Beh, c***o, questo è il modo di ringraziare chi fa le battute? Porca c***a, va c***o! Ho dimenticato la giacca. È bello lavorare con un team professionale, è veramente piacevole. Ok, comunque torniamo a parlare dei neutrini, di questa scoperta epocale. C'è il ministro Gelmini, Maria Stella Gelmini, che ha fatto una gaffe davvero incredibile, no? Non so come definirla. Ha detto che l'Italia ha contribuito alla costruzione del tunnel che va dal CERN al Gran Sasso stanziando 45 milioni di euro. Pensate, lei veramente credeva che abbiamo costruito un tunnel che collega la Svizzera e il Gran Sasso sotto l'Italia e nessuno ne sapeva niente. Chiaramente è diventato il bersaglio della rete. E poi i suoi collaboratori, i suoi portavoce hanno rettificato il tutto, le hanno spiegato che il tunnel in realtà non esiste veramente, che l'Italia non è collegata alla Svizzera in questo modo. Che sollievo, ragazzi, pensate questa gaffe se l'avesse fatta al ministro dell'istruzione. Oh, sentite questa, andiamo un attimo in Bulgaria. In Bulgaria alle elezioni comunali di una città hanno candidato sindaco un asino. So cosa state pensando. So, come mai non sapevo niente di questa notizia? Come mai in Italia non è uscita questa notizia? Ve lo dico io. Perché in Italia un asino candidato sindaco non fa notizia. Comunque, dopo aver letto questa notizia, i vertici della Lega hanno telefonato subito a Renzo Bossi per congratularsi. Hanno capito che... Torniamo a parlare della crisi politica. La crisi politica e non solo, la crisi politica ed economica. Perché in Italia veramente questo periodo non accenna a finire, continua, sembra che ogni giorno esce qualcosa di nuovo, è impossibile. Tra liti, dissidi interni nel Partito delle Libertà, Berlusconi ha dichiarato per l'ennesima volta che non si dimette. E noi questa sera abbiamo un filmato esclusivo, pensate, che vi mostra cosa hanno fatto i leader della sinistra alla nuova dichiarazione di Berlusconi. Guardiamola qui. Reazioni della sinistra alle dichiarazioni di Berlusconi. Infilare la testa nel microonde. Ok, sentite, il noto imprenditore della Valle, lo sapete, proprietario di aziende di scarpe, proprietario della Fiorentina, cosa ha fatto? Ha acquistato una pagina di giornale per criticare tutti i politici italiani, per dire basta alla situazione attuale. Poi si è reso conto che purtroppo una pagina non bastava, ha dovuto comprare l'intera carteria pigna. Parliamo adesso del mondo dello spettacolo. Una notizia triste per chi si occupa di teatro. La storica compagnia teatrale del Baglino di Roma
dopo quasi 50 anni di attività, ha chiuso i battenti, non metterà più in scena nuovi spettacoli comici. Purtroppo la concorrenza di Montecitorio ultimamente era fortissima. Ma no, sentite, perché adesso chi volesse vedere un po' di comicità in televisione, la vera comicità, l'appuntamento è per tutti i giorni all'ora di cena su Rete 4 con Emilio Fede. Non perdetevela, eh. Tra l'altro, sempre rimestando in tema di televisione, va detto che la TV italiana è stata dichiarata all'avanguardia in tutta Europa, è una delle televisioni europee maggiori, di più prestigio, dicono. Non so quanto può essere vero, ma comunque una ricerca ha stabilito questo. Ecco, per esempio, per dare un'idea anche a voi qui e al pubblico a casa, vediamo cosa è andato in onda ieri sera sui nostri canali per capire veramente il prestigio della TV italiana. Vediamo. Vergognatevi di aver messo sotto paragone Berlusconi e Strozzano. Vabbè. Vergognatevi! Io lo dico, siccome invito vergognatevi! Come invito. Ok, restate con noi, torniamo tra poco con la top 3 della serata e Davide Pesca, non mancate! Restate con noi, tra poco Davide Pesca! Che folklore, ragazzi! Vuoi internet wifi gratuito in tutta la Val Chiavenna? Mandaci una mail a info@risorgimente.org. Benvenuti allo show, grazie! Grazie a tutti! Ok, vi ricordate qualche mese fa? Vi parlavo di Pianazzola, vi dissi all'epoca che negli anni 90 c'era questa scritta bella, anche favolosa, a me piaceva tantissimo, Hollywood, scritto a caratteri cubitali, turisti, residenti, insomma faceva richiamo, venivano a guardarsela e creava curiosità. E io qualche puntata fa vi proposi a voi a casa, vi dissi di riscriverlo, sarebbe stato bello. Noi abbiamo giocato, abbiamo scritto live show, ovviamente per finta, lo dico alle forze dell'ordine che magari ci stanno seguendo, che non vorrei mai finirci in mezzo, era tutto finto. E quindi ecco, insomma, sta di fatto che oggi, se guardate Pianazzola, c'è veramente una nuova scritta Hollywood. Per cui colleghiamoci con Pianazzola e andiamo a vedere. Ok, guardiamo, stringiamo, sì, eccola lì, bellissima, grazie, perfetto, proprio questa è la scritta che intendevo. Ripeto per le forze dell'ordine, non ne so niente, non ne voglio sapere niente, non so chi l'ha scritto, per piacere lasciatemi in pace, ho già abbastanza casini con questo show, non datemi ulteriori motivi per non dormire la notte. Ok, un'altra bella notizia che riguarda lo show, vi ricordate qualche puntata fa abbiamo avuto ospite Giancarlo Calabrugovic, direttamente da Zeli, che è stato qui, a detta sua si è divertito, l'ha detto lui, non l'ho detto io, e ha chiesto di poter partecipare ancora allo show come inviato, quindi vuole realizzare dei filmati e mandarmeli, e ho detto va bene, perché no, proviamoci. Cosa potevo fare? Gli ho offerto un test, un filmato di prova, gli ho detto di andare alle cascate dell'Acqua Fragia e documentarmi un po' quello che succede. In realtà le parole che ho usato sono state: vai e rendimi divertente queste cascate, perché signori, si può dire ogni cosa, sono belle, sono caratteristiche, sono probabilmente un monumento naturale, chiamatelo come volete, però sono noiose, sono cascate. Ok, voglio dire subito agli ambientalisti, non datemi contro. L'ho detto, sono belle, sono carine, chiunque vuole vederle, chiunque le vuole fotografare, ma sono noiose, signori, scende dell'acqua, cos'è altro? Una cascata, scende acqua, cioè, immaginatevi, guardate, sta scendendo ancora acqua, questo è il commento che può fare una persona, sta scendendo dell'acqua. Ripeto, sono belle, mi piacciono, sono il primo a dire che dovrebbero essere nelle sette meraviglie del mondo, però...
Per cui diamo la linea a Giancarlo Calabrugovic e vediamo che cosa ci dice, che cosa ci racconta sulle cascate dell'acqua fragia. A te la linea, Giancarlo. Siamo nella provincia di Niagara, dove dovrebbero esserci delle cascate. Ecco, io le cascate non le vedo proprio. Secondo me non ci sono, anche perché poi saranno volate giù, no? Saranno cascate. Ecco, qui c'è un'umidità incredibile, ci sono degli spruzzi che arrivano qui a Niagara. Ciao. Grazie mille Giancarlo. Oh, signori, guardate cosa qui, la top 10 della serata. Direttamente dall'Ente Nazionale Informazioni Varie, la top 10 dei 10 motivi per cui internet e la TV sono meglio di un libro. Pensate, da studi dell'Ente Nazionale Informazioni Varie è stato riscontrato che nel 2010, nel loro tempo libero, solo il 37% degli italiani ha letto un libro e il restante 63% ha preferito internet e la TV. Cioè, non so, ci voleva uno studio dell'Ente Nazionale Informazioni Varie per stabilire questo, penso che siano decenni ormai che i libri restano chiusi, basta vedere un po', insomma, che cosa c'è in giro. D'altronde, ma chi sono io per criticare l'Ente Nazionale Informazioni Varie? È un ente dello Stato, volete che non faccia il suo lavoro? Comunque sia, la top 10 dei 10 motivi per cui internet e la TV sono meglio di un libro. Vai! Numero 10, mentre si cena è più semplice accendere la TV che leggere un libro per ignorare la moglie. Numero 9, è più divertente vedere che leggere Sgarbi che dice capra, capra, capra per 5 minuti filati. Numero 8, non è vero che libri e TV non possono coesistere, su media shopping ci sono continue televendite di libri. Numero 7, perché leggermi un romanzo quando posso scaricarmi il riassunto da Google? Numero 6. Non ho mai visto nessuno aprire e chiudere in continuazione un libro solo per controllare se ci sono nuove notifiche. Numero 5. Per leggere un libro serve il cervello, per guardare YouTube no. Numero 4. I libri pongono domande difficili, ma non regalano automobili o viaggi per la risposta esatta. Numero 3, chi se ne frega dei libri, più internet e più TV uguale più ascolti per il live show. Questa è la verità. Ok, proseguiamo. Numero 2, avete mai letto su un libro una scena più divertente di questa? Oh mio Dio. Veramente, da dove arriva? Va bene, proseguiamo. E al numero 1 della top 10 dei 10 motivi per cui internet e la TV sono meglio di un libro, belle e giovani showgirl contro vecchi e grassi scrittori. Chi vince? Torniamo tra poco con Davide Pesca. Giancarlo Calabrugovic è a Chiavenna con il suo show Un'infanzia difficile. Non perderlo, ti aspettiamo al Teatro della Società Operaia venerdì 21 ottobre alle 21. Ok, bentornati. Grazie mille, grazie a tutti. Il primo ospite della serata è un regista emergente con già l'attivo molti lavori. Tra l'altro è anche realizzatore di make-up e effetti speciali per film horror. Signore e signori, è un vero piacere avere con noi Davide Pesca. Okay. Benvenuto. Oh, comodo. Allora, è un piacere averti qui, tra l'altro.
Piacere è tutto mio. Come stai? Tutto bene? Bene, bene, come, bene, come... non c'è male. Ah, ben bene, questo mi fa piacere. Per poi siamo quasi sotto Halloween, quindi... c'hai ragione. È il mio periodo, sì. Anche se col caldo che ha fatto fino a poco tempo fa, non sembra. Infatti, quasi. Le zucche. Ascolta, parlami subito di te. Ti ho presentato come regista. Cosa fai? Com'è nata questa passione? Da dove arriva? Beh, che io mi fai? Occupo di regia, soprattutto di film horror, splatter, un genere, diciamo, di horror estremo. Da più... Sangue da tutte le parti. Sì, comunque da più di 10 anni è nato tutto. Io fin da bambino io guardavo sempre film horror, mi interessava comunque i film paurosi, tutto ciò che aveva a che fare col cinema horror. E i tuoi genitori ti lasciavano vedere da piccolino film no, horror? No, assolutamente no, infatti ero spinto ancora di più. E quindi diciamo ho cominciato come semplice appassionato. Poi guardando i film mi sono sempre chiesto come si eseguivano gli effetti speciali e quindi ho cominciato anch'io a cimentarmi, a vedere, a scoprire, a guardare magari un film 5-6 volte per capire come veniva l'effetto, come, sì, veniva, come prodotto, veniva realizzato il determinato effetto. E quindi nel 2001 ho cominciato a fare i miei primi corti. Il mio primo corto che ho girato si chiamava Ai tempi in un ciaco, e con cui ho vinto un premio però, da lì sono stato spinto. Un bel esordio, perché sì, parti subito col premio e all'Alienante, alla grande. Festival secondo posto di Milano, un festival abbastanza ambito. Alienante perché chi usciva dal festival? Sì, era niente. E quindi poi mi dicevi nel backstage che hai anche, stai realizzando, hai appena realizzato un ultimo lavoro, tra l'altro non solo in Italia ma lavorando negli Stati Uniti, in Germania. Sì, Stati Uniti, Germania, comunque adesso forse gireremo qualcosa anche in Giappone, vedremo, speriamo. È un documentario, perché oltre comunque ai film horror, splatter, così c'è anche la parte lavoro, che rientra sempre nella passione, però la parte lavoro che è più seria, diciamo. Che è più seria, quindi documentari, videoclip, eccetera, eccetera. Okay, quindi... Comunque questo documentario è basato è incentrato sulle modifiche corporali. Corporali. Ovvero? Modification. Sarebbe dal piercing al tatuaggio alle sospensioni, quindi ganci nella pelle, a impianti sottocutanei, eccetera, eccetera, che sto realizzando col mio carissimo amico Bruno Valsecchi, che è uno dei, mi permetto di dire, uno dei migliori piercer e modifier a livello... comunque molto conosciuto. Quindi ti ha fatto fare questo documentario, quindi è un documentario unico, girato un po' in Italia, un po' in Germania, sì, un po' in States. Sì, un po' in Italia, po' negli States. Infatti siamo tornati 2 mesetti fa dall'America, siamo stati a San Francisco, Las Vegas e Dallas, quindi abbiamo fatto California, Nevada, Texas. Poi prima siamo stati a Berlino, in Germania, adesso 2 settimane fa siamo tornati da Tirrenia, quindi in Italia. Bello, perché con la scusa del regista si gira il mondo, poi è tutta una scusa, pagato dalla produzione ovviamente. Guarda, fior di soldi. Sì, Non ne girano? Quello guarda. E beh, ti sei fatto una bella vacanza, dai, hai pagato. 10 anni che batto chiodo, ma... E comunque sì. Ok, mettendo a parte un attimo la cosa stupida, cose cruente. Io tra sono cui, se posso permettermi. Sì, prego. Ho girato anche un documentario, visto che siamo in zona Chiavenna, assieme a Stefano Barbusca, appunto, vostro paesano. Un cittadino. Diciamo, sì. E basato su Chino Maraffio. Uno sportivo di Villa di Chiavenna, sì, esatto. Appunto, abbiamo girato in tutta Italia e adesso Chino Maraffio, che ha partecipato alle Paralimpiadi, certo, è stato un grandissimo sportivo, una grandissima sportiva. E anche lì abbiamo girato questo documentario, quindi non giro solo diciamo piercing e ganci che entrano nella pelle, ma pure film horror, no, infatti. Quando è in pausa da queste produzioni fa anche cose appunto no, beh, serissimo scherzando. Anche il resto, però nel senso. Ascolta, mi hai portato una clip? Sì, una clip su di cosa? Presentazione della mia casa di produzione, che sarebbe la Demented Core Production. Il nome è tutto un programma.
Cosa vedremo nella clip? Vuoi... Ma alcune, diciamo, alcuni spezzoni, alcune piccole scene, ovviamente splatter dei miei lavori, delle mie produzioni. Ok, mettete a letto i bambini, sennò crescono come lui poi. Appunto, perdono i capelli già da giovani. Vediamo la clip. Ok. Ah, okay. Ok, vediamo la vera clip. Well, it's Saturday night and I just got paid. Pull up by my money, don't try to save. My heart say go, go, have a time, cause it's Saturday night. Now I'm feeling fine, I'm gonna rock it up. I'm gonna rip it up. I'm gonna shake it up. Go ball it up. I'm gonna rock it up. And ball tonight. Bello, devo dire bello, complimenti. Grazie mille. Ma l'amico che perde sangue dal collo, cosa è successo? L'hai sgozzato veramente? Sì, soffrivo d'anemia, quindi. Ah, l'hai. Ok, dopo la pubblicità ci mostri qualcosa dal vivo? Qualcosina, sì. Qualcosina anche per Halloween, vediamo un po' cosa. Infatti, cosa consigli per gli acquisti di Halloween, consigli per make-up. Ok, torniamo tra poco con la pubblicità. Ok, bentornati. Grazie, sempre con Davide Pesce. Eccoci qua. Allora, dicevamo prima che ci mostravi qualcosa, qualche tua creazione, qualche effetto speciale, qualche make-up, certo, strano. Ok, visto che siamo quasi ad Halloween, presento mio amico. Te lo lascio. Che impressione. Cos'è? Chi è? Cosa? Il mio amico un po' di anni, però... si tiene ancora in forma, quindi cosa può starci bene. Allora, quattro capelli sono rimasti. Beh, quasi come me. Gli occhi sono così molli. Ma a cosa serve questo? Lo usi così? Niente, sì, è una maschera fatta in schiuma di lattice, proviene appunto dall'America, infatti è realizzata benissimo a mio avviso, sì, non l'ho fatta sì, io, mi piacerebbe fatta io, ma purtroppo no. Queste ferite a vista, bello, orripilante ma bella, devo dire. Per i film di zombie è perfetto. Esatto, quindi chi vuole un travestimento da zombie, Poi un'altra amica. Questo cos'è? Niente, è una... Questa è la famiglia Adam. Questo... Si è messa anche la camicia oggi per essere. Perché è venuta la show, voleva, eh. Voglio assomigliare anch'io a Nicola Prati. Sì, infatti anche io muovo la mano. Bella, questa per cosa l'hai usata, quindi? Questa non niente, è solo un allegro gadget per Halloween che fa sempre allegria. Quindi si muove... Ah, cammina, ok, cammina la mano proprio. Effetto veramente impressionante, bella anche questa. Invece questa l'ho fatta io. Ah, questa l'hai fatta tu, anche questa è una mano. Mia. Ciao a tutti. Scusa, fai vedere bene tutto come sei il taglio proprio il sangue. E questo l'ho creata io con l'altro. Te la puoi trovare che arriva qua, sì, fra io. E questa quindi l'hai prodotta tu direttamente? Sì, come hai fatto? Spiegaci con degli stampi del lattice e poi pitturarlo in post. Ma quindi lo stampo, quello esiste già? Sì, si può. Non voglio svelare tutti i trucchi. Si può fare, però ho già comprato lo stampo certo. Riempendolo con del lattice, svuotandolo dentro con delle varie... E quanti scherzi hai fatto, non so, a tua mamma a metterla che esce dal frigorifero? Più di 20 anni stamattina. Ne ha passati. Erano i primi anni della mia onorata carriera, se così si può chiamare.
I miei primi esperimenti. E quante denunce ti ha procurato? Sono fuori su cauzione, penso te. Ah, perfetto. Io non c'entro niente, se volete lui è qua, ma io mi chiamo fuori. È il caso di dirlo, me ne lavo le mani. Me ne lavo le mani. Ok, e poi? C'è bisogno di una mano. C'è bisogno. Basta con queste battute di seconda mano. Ok, poi hai qualche altra sorpresa? Cosa? Ma altre sorprese sto guardando, no. Nel senso, sicuramente adesso vi farò vedere un attimino un piccolo esempio di effetto speciale, almeno tocchiamo con mano. La fiera dell'ovvio questa sera. Si sprecano le battute scontate. E quindi? E quindi... Ma ci fai vedere un effetto, quindi, dal vivo? Sì, dal vivo, ho la mia cavia, la mia vittima sacrificale. Perfetto, Virginia, facciamo entrare Virginia, la vittima sacrificale. La vittima sacrificale, farò l'esempio di una piccola ferita sulle vene. Piccola ma mortale. Recidiamo le vene. Perfetto. Piccola ma mortale. Prego Virginia, prego, entra pure. Oh, eccola qua. Prego, benvenuta. Virginia, ecco. La cavia, La cavia, la cavia. Ok, prego, facci vedere cosa... Allora, in un minuto, proprio una cosa velocissima, sì? Farò vedere una piccola ferita comunque qui. Ok, recidiamo queste vene avanti. Ok, allora, partiamo. Mm. Comincerò ad applicare questa, che a vedere non è bella, però è della plastilina da trucco. Ok, sì. Appunto per ferite, ustioni e eccetera. È perfetta, quindi si applica sulla parte, bisogna scaldarla. Si può mangiare? La posso mangiare? Sì, guarda, è come quanto ho mangiato qua. Perfetto, benvenuti alla prova del cuoco, qua signore e signori. È una cosa brutta, ma fidatevi. Sì, tanto male che vada, a parte l'antincendio qua. Sì. Ok, si posiziona. Il nostro studio, sì. Io mi inguanto. Siamo qui, cosa? Prego, prego. Grazie. Effetto chirurgo proprio, eh? Sì, ovvio. Bisogna dare una parvenza di essere professionale. Adesso prendi il bisturi anche, eh? Ovvio, devo recidere dei tendini qui. Mi sembra giusto così. Ok, quindi appiattisco la parte. Ok. Com'è, fa male? No. No. Sta morendo, dice di no perché... Dice di no, ma... L'abbiamo pagata per dire di no, signore. Sono le ultime parole, quindi. Ok, quindi si crea una specie di... Sì? Bubone, ha detto proprio bubone. Ok, per dare l'effetto tridimensionale. Ok, ma non è che poi tutti i truccatori ti vengono e ti picchiano perché stai svelando i vari trucchi di... Ovviamente sì. Ovviamente sì, eh. È una pubblicità anche quella, comunque. Sono l'unico truccatore in Valtellina. A meno. Quindi sappiamo che devono rivolgersi a te se c'è... Creiamo una specie di cratere. Okay. Che sarebbe la ferita questa. La ferita, certo. E poi alla fine tutto il sangue che fa. Ah, quindi questo serve solo per millantare questa. Creare del sangue, ovviamente. Veritiero, perché se si mette sopra del succo di pomodoro o ketchup. L'effetto non... Poi se la vittima fame, se lo lecca via, non è... Infatti. Questa poi la tagliamo. Ok, quindi questa sarebbe la ferita, quindi il fantomatico assassino è arrivato... Nella serie in Valtellina esistono dei pazzoidi. Ok, poi? Ok. Passo numero due. Passo numero due, si condisce tutto con dell'ottimo sangue. Ah, dell'ottimo sangue. Quindi spero di non... Imbrattare le poltrone. Prego, imbratta. Sì, okay. Sì, vada. Tanto è solo sangue, no? Ah, quindi sì, è esatto, sembra veramente... Ok, ma è proprio fatto velocissimo. Sì, giusto per dare un'idea. Nulla di... A spaventare un po' i bambini che ci guardano da casa. Oh, c'era un po' di denunce in più. Ma sì, tanto... Anche per me, che mi dico prima, è tutta pubblicità, no? Per te. Che non è male, ma... Sì. Non mi hanno ancora chiuso, mi chiudono oggi. Ok, poi si passa al sangue più consistente. Ah sì? Da dove arriva? Il sangue gel. Questo lo faccio io. Ah. Invece... E l'altro? L'altro l'ho acquistato in Germania, mi sembra.
Nel tuo viaggi vacanze. Internet dovevo viaggi vacanze. Ok. Bello, perché voi non lo vedete da casa, ma c'è qua dietro un laboratorio che è? Piccolo chimico qui. Tra attrezzi, non voglio dire di più. Guarda, guarda qua, sta. Sta lavorando. Tra l'altro, quando avremo un budget più consistente ti regaleremo un tavolo, così puoi lavorare in piedi. della Chicco, quelli. Sì, 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 sei veramente qui a terra a prostrarti ai piedi della vittima. Ok, questo è il sangue consistente. Sì, un po' più consistente. Ovvero? Deve essere sangue gel. Ah. Infatti, basta vedere. Ah, sì, 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 si sta. Si coagula. Sì. Dici cosa stai facendo adesso? Lo stai. Allora, sto contendo il tutto. Bello, perché lei si sta ferendo e ride. È bella questa cosa, no? Perfetto. Adesso l'effetto dà ancora più senso. Sì, esatto. Se lei inchina così. Vedremo in camera. Ok, sì, mostriamolo. È pronto l'effetto? L'effetto quasi pronto? È pronto, sì. Prego, allora vieni. In un minuto si può fare questo. Mostra al pubblico. Inchina. Ok, fantastico, grazie mille. Grazie Virginia. Grazie Virginia. Prego, vai pure a medicarti. Ok. Ok, con quei guanti lì da chirurgo mi spaventi, no. Se vuoi toglierti, torniamo qui. Voglio chiederti un'ultima cosa. Dimmi. Prego, prego, accomodati perché. Giustamente. Ti ripeto, mi impressioni così. Ok, andiamo a casa con gli incubi, ma è stato un piacere averti qui con grazie noi. Grazie mille, buon Halloween a tutti. Grazie mille. Posso solo farvi un pochino di pubblicità? Assolutamente mi sì. Mi trovate su YouTube, basta digitare Pesca Blood, tutto ok, attaccato. Perfetto, come qui in sovrimpressione. Pesca Blood, tutto attaccato. Perfetto. Mi ho mescolato l'italiano e avanti. Ok, è stato un piacere averti con noi, grazie. Grazie a te, grazie a te. Torniamo tra poco. Oh, signori, è giunto il momento di introdurre il prossimo ospite, è veramente un piacere. Dopo mesi di appelli e ricerche abbiamo avuto ospiti, personaggi famosi che sono venuti qui al live show a invitarlo a venire ospite. Non so che altro dirvi, ce l'abbiamo fatta, signori. Anzi, vediamo una clip di chi ha lanciato l'appello. Invitiamolo qua, lancia l'appello anche tu se vuoi. Invitiamo il vecchio proprietario del Kenya, grande, storico. Penso che un giorno ci avevano detto che c'era un gruppo importante rock, invece abbiamo trovato Castellina Pasi, ma va bene uguale. Vogliamo averti qua. Lanciamo un appello. Stiamo cercando il proprietario del Kenya, cioè l'ex proprietario, perché il Kenya attualmente ha chiuso e quindi vogliamo, adesso chiederemo anche a quelli di chi l'ha visto per recuperarlo, così almeno magari qui per un'intervista magari ce la facciamo anche col tuo appello, col tuo aiuto. Io penso che l'Ivo magari è disponibile, sai? Penso che l'Ivo non abbia, credo, anche perché è stato un pioniere, lui lo si può definire, delle discoteche in provincia, sicuramente il Kenya è stata una delle discoteche. È lui, signori, ha fatto divertire intere generazioni di ballerini dagli anni 60 agli anni 90. Signori e signori, è qui con noi Mr. Kenya, Ivo Del Giorgio. Benvenuto. Ivo Del Giorgio, è un piacere averla qua, sì. Glielo dico, come dicevo nell'introduzione, abbiamo avuto ospiti, ho avuto richieste veramente, la gente mi fermava per strada qui a Chiavenna a chiedere di invitarla allo show, perché sembra che lei sia una leggenda. Sì, allora è stata una leggenda, sì, perché non c'era niente. Non c'era niente, lei c'era niente. Ha avuto l'idea appunto di aprire il locale Kenya. Il primo in Val Chiavenna, in provincia di Sondrio, sì? Fino all'Eco non c'era niente. Quindi era il monopolio, aveva il monopolio sui locali. Quindi uno sono da Lecco, da Como. Da Como, infatti ho avuto persone che mi dicevano. Dappertutto. E era diventato veramente il punto di ritrovo questo Kenya. Ho iniziato proprio 44 anni fa,
la prima domenica di ottobre. Quindi 1967? 1967. Primo ottobre, quindi sono 44 anni esatti, l'anniversario. Perfetto, veramente. Ho iniziato perché io e i miei genitori avevano una trattoria. Sì. O no? E dopo ho preso la latte io, che avevo due sorelle, e io ho iniziato a. Perché la prima di ottobre a San Pietro c'è la festa della Madonna. E ho iniziato perché c'era una sala, facevo tante. Come si dice, tante nozze. Sì, 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 era diventata la sala per gli eventi. Una per... sala un po' grande, e ho iniziato quel sabato lì, che dopo il 26 d'ottobre mi sono sposato, nel 67. E quindi un mese veramente. Ho preso proprio il complesso qua di Chiavenna, che si chiamavano i Fahrenheit. Ah, sì, uno dei gruppi storici dell'epoca, uno dei... esatto. E appunto, tra l'altro, non era solo una discoteca, perché al Kenya non si ballava solamente. No, era discoteca, facevo il liscio il venerdì. Sì? E sabato, domenica pomeriggio, domenica sera facevo il moderno. Esatto, quindi... Con i complessi. Dal vivo. La particolarità era che si suonava dal vivo, appunto, venivano gruppi. E che gruppi venivano? Cosa? I gruppi erano gruppi proprio buoni. Però dopo facevo tutti, ho fatto i ragazzi della Via Gru, uh-huh. Ho fatto i Pooh due volte. Ah, addirittura i Pooh, quindi, che all'epoca erano... Sì, che c'era la prima volta, c'era Riccardo Fogli, la seconda volta è venuto qua Riccardo Fogli, è rientrato il Cap Secure, che aveva un complesso, che c'è ancora di Pooh. Ok. Dopo ho fatto i DD, i Nomadi, i Camaleonti, la Zanicchi, la Colli. È veramente la musica italiana è passata al Kenya, veramente. I Camaleonti, Marcella Bella. Ah, però. E qualche aneddoto particolare sugli ospiti? Ci sono stati ospiti importanti, quindi cantanti famosi del panorama italiano anche. Qualche aneddoto particolare, qualche storia su di loro, cosa le viene in mente? Qualche cantante che aveva qualche fissa particolare? Mi viene in mente che quando c'è stato i Pooh, sì? Che è arrivata anche la come si chiama, una delle mogli delle fidanzate, uno che Riccardo Fogli andava con l'amante di Riccardo Fogli. Sta dicendo che c'era l'amante di Riccardo Fogli? No, sto scherzando. Che frequentavano, come si chiamava la cantante lì? Ah, quindi ha portato un altro ospite. Sì, arrivato, sì. Quindi dopo ha pagato un gruppo e è arrivato anche lei, il regalo. Ospite. Sì, 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 ospite della serata. Oltre agli ospiti, l'ospite in più. Esatto. e la clientela, quindi, dicevamo, non veniva solo da Chiavenna, veniva da... Venivano anche da Lecco. Da provincia e oltre, quindi. Da Como. Da tutta la Lombardia, era un punto di riferimento. Dappertutto. Perché già allora facevo anche 600-700 persone. Oh, in ogni serata? Sì. Ah. Dopo l'ho allargata quando c'è stato quelli della Lambada sono arrivato quasi 1000 persone. Più o meno in che anni? Anni 80? Tra gli anni 70 e gli anni 80, sì. Ho fatto quasi 1000 persone che però. È estrativo. Fantastico. E dopo ho allargato ancora, che il comune, dopo c'era un po' di gelosia del paese, l'ho allargato ancora 200 metri quadri e il comune me l'ha fatto abbattere. Ah, addirittura? Sì, me l'ha fatto abbattere perché... Non capendo che era un guadagno anche per loro, perché comunque... Ma per tutti, perché lavorava per tutti, anche la infatti. Pronti che faceva... Era... Che faceva anche da mangiare. Sì, certo, era comunque un... Un complesso lì che arrivava. Un guadagno per la zona, non solo per lei, perché chiaramente lei era il proprietario, però. Ok, dopo la pubblicità torniamo e ho una sorpresa da mostrarle. Va bene? Torniamo tra poco. Ok, sono ancora qua con vivo del giorno. Grazie.
Allora, dicevo prima della pubblicità che c'era una sorpresa, sì. Perché con il Kenya c'erano anche abbinati dei gadget, delle cose che andavano molto di moda, che sono, ne ho portato uno da mostrare questa sera, questi adesivi, se li ricorda? Sì. Io vado al Kenya. Prego, questo tra l'altro glielo regalo come omaggio della serata. Intanto ce l'ho anche da mostrare al pubblico, ecco, facciamo vedere, era proprio questo qui quello che ha lei. Io vado al Kenya, c'era Dancing San Pietro di Samolaco, Kenya, io vado, era veramente, si attaccavano sulle macchine, mi ricordo. Cioè mi ricordo, mi hanno raccontato perché non c'ero. Era veramente la. Ma venivano fino giù a Milano. Eh sì, perché poi. Perché poi che venivano su da Como, venivano giù da Sondrio, da Tirano anche, dappertutto. Perché le macchine non erano come adesso. Magari su una macchina ce ne sono 5, 6. Sì, 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 sì. No, adesso magari una coppia o uno c'è la macchina. E quindi adesivi distribuiti ovunque. Adesivi, dopo facevo anche borsette. Tutta la linea di gadget per pubblicizzare il Kenya. E c'erano, il logo era questo, c'era solo questo piede con la sagoma dello stato del Kenya, o c'erano anche altri gadget? C'era un altro, altri, più grande, che adesso non mi ricordo più com'era, però... Comunque erano diversi, c'era tutta la collezione, quindi... Esatto. E un'altra cosa che mi ha incuriosito, che ne parlavamo fuori onda prima, il discorso delle multe. Com'era? Mi diceva, conveniva quasi prendere una multa, sì, che chiudere il locale, com'era? Chiudere alle 2. Tu chiudere alle 2. Ultimamente arrivavano dopo mezzanotte. Sì? Allora io tenevo aperto anche fino alle 4. Solo che c'era lunedì, sabato, mi facevano sempre il verbale, andavo all'ufficio. All'ufficio postale a pagare la... qua a Chiavenna, all'ufficio... All'ufficio dei vigili urbani, sì? No, no. Vabbè, all'ufficio. E pagavo 200.000 lire. Ah, ok. Ogni volta. Per un po' è andata. Perché 200.000 lire conveniva pagare la multa che chiudere prima, l'incasso era maggiore della multa. Iniziato a arrivare tardi e così. A un certo punto, per un po' è andata avanti così. Sì, il discorso è... Così. E dopo è intervenuto la questura di Sondrio e dopo la terza multa gli facevano chiudere una settimana. Ah, okay. Hanno capito il gioco. Avere delle rogne col comune, perché dopo anche i ragazzi quando andavano via con le macchine stavano fuori a far casino. Sì, certo, ora magari era più tardi, era tardi, era notte fonda e il rumore delle macchine in paese. Perché... La mantele così, mi ricordo che una sera mi sono arrivati dalla questura di Sondrio a fare un sopralluogo e mi hanno detto che per vedere, però io sapevo già che non era vero, che per fare un sopralluogo sono arrivati e hanno provato le prese della corrente. Sì, 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 la presa della corrente che non era a norma, ma se me l'avevano fondato. E hanno usato questa scusa per far chiudere? Sì. Ma no. Sì, mi hanno fatto chiudere. O devo mettere tutto a posto in impianto elettrico, oltre il comune non è che hanno detto ti do tempo un mese. Mi hanno fatto. Quindi lei dice era un pretesto per far chiudere, perché in realtà non c'era il problema. Un po' si lamentavano tutti. Quindi c'era troppo un traffico di macchine che andavano. I giovani dopo facevano un po'. E quindi messo il comune, messo alle strette dalla popolazione, diciamo dalla cittadinanza. Di... E mi hanno fatto chiudere e basta, non ho più voluto sapere. E che anno era? Era il 94. Quindi dal 67 al 94, sì. quasi 30 anni di Kenya, diciamo, di attività. Esatto. Beh, comunque una. Sempre complessi. Sempre dal vivo, esatto. Anche gli ultimi anni sempre musica dal vivo. È un grande, un grande risultato questo. Alla fine c'era un pezzo che ho fatto un anno e mezzo, ho fatto una discoteca,
e l'altro facevo complesso. Sì, 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 sì. Quindi esatto, diviso in due parti il locale, diciamo, locale. Una parte solo discoteca come magari come ci pita oggi, e magari una parte con. Esatto. Vabbè, anche. Se no, non so se lo facevo giù in mezzo al piano. Sì, quindi fuori dal centro storico. Potevo. Io avevo già in mente di fare una sala gratuita, sì, 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 su acolico. Sì, come può essere il Continental, lo conoscerete sicuramente, il Continental, con una cosa del genere, fuori magari dal centro storico, fuori dalla, chiamiamolo dalla città, dal paese, era c'era più possibilità, purtroppo, peccato, perché è chiuso un'epoca, sì. È chiuso il Kenya, è chiuso un'epoca, signori. Veramente è stato un piacere parlare con lei, veramente, ripeto, so che sicuramente gli ex ballerini che venivano al Kenya apprezzeranno questa intervista, perché... Senz'altro, perché qua di Kenya ne è venuto giù sia Johnny che anche Coppi già su di età, venivano a fare il... sì, ma si ricorderanno sicuramente e non vedranno l'ora di vedere questa intervista. Ormai io sono di San Pietro, però sono tutti giorni sono qua a Chiavenna. Eh beh, certo. Li conosco... ma metà perché dei clienti che ci avevano e amici. Sì, certo, sicuramente è, come dicevo prima, è un personaggio, è un personaggio della provincia di Solo, e non solo, visto che arrivavano da tutta la Lombardia, quindi. Ero solo. Ripeto, sarà veramente un piacere per loro vedere questa intervista. Grazie mille di essere stato con noi. Ivo Del Giorgio, signori. Grazie, torniamo tra poco. Signori, questa sera voglio solo dirvi una cosa. Ma chi se ne frega di imparare quando possiamo vedere un filmato come questo? È favoloso. Buonanotte, gente! Alla prossima, gente!